Beh, sono d'accordo. Un grande primo tempo, piccolo neo, chiaramente il gol preso in un momento dove eravamo in pieno possesso della gara. Un gol, come tutti, evitabile, chiaramente, un gol che ci ha tolto magari anche un po' l'inerzia, qualche piccola convinzione, no? Perché comunque sia, fino in quel momento abbiamo tenuto in mano le redini del gioco, proponendo anche un bel calcio. E nel secondo tempo, ovviamente, l'Empoli è venuta fuori, ci ha messo in grande difficoltà. Due o tre ragazzi che hanno stretto i denti, e quindi li faccio i complimenti, che non giocavano da tanto, però comunque ce l'abbiamo messa tutta, e giocando a 5 chiaramente ormai avevamo perso campo, quindi abbiamo difeso con ordine, comunque abbiamo sofferto, però portiamo a casa una grande vittoria. Mister, buonasera. Aggiungo i complimenti del collega. Vittoria-sconfitta. Questo successo potrebbe essere la chiave di svolta di questo campionato. Intanto del vostro Pescara non ne parla nessuno, ma i gol sono 22 e sono tanti. Beh, noi siamo contenti di quello che stiamo facendo. Non abbiamo avuto grande continuità, sono d'accordo con te. Probabilmente fa parte anche un po' forse della crescita, a questo punto mi viene da pensare. Come detto settimana scorsa, non abbiamo risolto tutti i problemi, nel secondo tempo abbiamo sofferto tantissimo, di fronte a una squadra molto molto forte, però comunque sono contento. Adesso abbiamo la sosta, dobbiamo recuperare alcuni giocatori, però veramente siamo contenti. Ecco, mi siete chiedendo altre due cose. Abbiamo parlato del gol subito dal Pescara, notate anche delle proteste, forse un fuorigioco, non so se ha avuto modo di vederla, se ha parlato con i suoi ragazzi. E poi le chiedo, ma Machine è in Serie B per caso? Machine è un giocatore molto interessante, quando in giornata fa la differenza. Per quanto riguarda il gol non ho avuto modo di rivederlo, mi hanno detto probabilmente era fuori gioco, però insomma, per fortuna non ha inciso sul risultato.